È stato presentato oggi il bilancio arboreo dell'amministrazione comunale di Pescara. In 5 anni piantati 4.748 alberi, 2.471 quelli abbattuti. Oggetto spesso di critiche degli ambientalisti e di polemiche politiche, la gestione del verde cittadino è stata al centro della conferenza stampa del sindaco Masci e degli assessori. Alle polemiche, ha detto il primo cittadino, rispondo con i numeri. Durante la mia consiliatura sono stati spesi 8 milioni di euro per il verde, ora pensiamo alla pineta e alle aree di risulta. Sindaco Masci, parliamo del piano arboreo della città di Pescara. Sì, noi abbiamo dovuto presentare, come per legge, un piano arboreo che oggi è sul sito del Comune di Pescara. Da questo piano che cosa risulta? Risulta che rispetto agli alberi che noi abbiamo dovuto tagliare perché pericolosi o morti, abbiamo un bilancio positivo di più 2.277 alberi. Quindi il bilancio arboreo è nettamente positivo, così come la cifra che noi abbiamo speso per il verde in questi 5 anni è una cifra molto importante, perché abbiamo speso 8 milioni e mezzo di euro e abbiamo anche incrementato le aree verdi, perché oggi abbiamo 2 milioni e 31 mila metri quadrati di aree verdi. Che cosa c'era in passato e che cosa era stato fatto negli anni 2014-2019? Negli anni 2014-2019 sono stati piantati 50 alberi in più rispetto a quelli tagliati. Noi ne abbiamo piantati 2.277 in più. Così come quanto è stato investito nei 5 anni 2014-2019 è stato investito nel verde un importo di 3 milioni e mezzo di euro e invece in questi 5 anni noi abbiamo investito 8 milioni e mezzo di euro, un bilancio molto positivo. Dispiace che ogni volta che abbiamo dovuto per legge tagliare un albero perché morto o perché pericoloso abbiamo assistito a polemiche incredibili, però quando invece gli alberi li abbiamo messi a dimora, quelle persone che protestavano non hanno mai parlato. E si guarda avanti alla pineta d'Annunziana ferita da un rogo di qualche anno fa e anche al verde delle aree di risulta. Masci va giù duro contro gli ambientalisti o presunti, li definisce tali, e mostra un video realizzato nella campagna elettorale di 5 anni fa, in cui appunto parlava degli alberi morti che dovevano in qualche modo essere abbattuti. Insomma, Masci ribadisce a gran voce, assieme ai presenti, all'assessore Santilli, che per Pescara il verde resta una priorità.